Torno a correre una maratona 20 anni dopo la mia ultima esperienza sui 42 chilometri. È un po' come tornare principiante, perché anche se ho in mente tutte le cose che ho fatto, tutte le esperienze che ho avuto, però chiaramente bisogna riprendere l'abitudine con la corsa. Ho continuato a correre in questi anni, ma non sono mai riuscito a fare tanti chilometri, e la maratona 42 chilometri e 195 metri inevitabilmente comporta il fatto di farne i lunghi. Poi, dal punto di vista della programmazione, ho cominciato a correre a maggio in maniera seria. Ho cominciato da prima a fare esercizi un po' per migliorare la velocità di base, ripetute sui 1000 metri, e lì ho visto che ho guadagnato abbastanza in fretta. Ero carente un po' sulla forza, quindi ho fatto ripetute in salita, perché dopo i 50 anni la forza cala, lo sentivo sulle spinte in corsa. E poi ho cominciato a pensare al fatto di fare chilometri, iniziare con i 20, i 25, i 28, i 32, e poi superati i 30, che pensavo fosse una certa difficoltà, in realtà mi sono trovato a masticare il pane che mangiavo una volta, quindi la situazione è stata positiva e euforizzante. Ho corso inevitabilmente sedute a ritmo gara, ritmo maratona, e posso dire che sono venute bene. A questo punto sono fiducioso di una buona prestazione, però non correndo i 42 km da 20 anni non vorrei incappare nella inesperienza, o meglio, nell'euforia di chi si avvicina alla maratona quasi da neofita. E poi correre a New York, la difficoltà sarà gestire le emozioni, l'entusiasmo, vivere questa manifestazione senza essere trasportati dalla foga. Il percorso rispetto a una maratona lineare porta via un paio di minuti, quindi se sulla mia testa ci può essere un tempo da 2 ore e 45, diciamo che a New York mi andrebbe bene fare 2 ore e 48, parto con l'idea di correre 4 minuti al chilometro e in questa maniera cercare di correre impegnato e anche di ottenere una buona prestazione. Mentalmente mi prefiggo di dividere la gara in due parti, non due mezze maratone, bensì 25 km, quella che porta alla prima parte, che porta al Queensboro Bridge, e da lì inizia la vera corsa, nel senso agonistico ovviamente. Gli allenamenti fatti tutti in solitudine, diciamo che mi hanno migliorato quella che è un po' l'autostima, però poi in gara è chiaro che si corre in un contesto agonistico e lì a volte vale conta anche la tensione nervosa, però si sa che la maratona è una sfida con se stessi, e così la vorrei vivere, considerando anche la parte così dell'evento, e come non facevo una volta, cioè che mi concentravo solo sul cronometro, questa volta vorrei pensare al cronometro ma avere anche un occhio, uno sguardo, un orecchio per quelle che sono le cose che succedono intorno a questo evento, insomma fare una bella gara in termini cronometrici e vivere la stessa gara, in senso, così come fanno tanti amatori. È la prima volta che faccio una maratona da amatore, tutte quelle che ho fatto finora, le 30 che ho concluso, sono state tutte maratone da agonista, quindi diciamo è una nuova carriera di maratoneta e insomma un maratoneta che tende a divertirsi, e spero di poter viverla proprio con queste sensazioni.